Sera ragazzi, io sono Dav e oggi siamo qui con il 25esimo episodio della serie di Bioshock. Quindi, nello scorso episodio avevamo raggiunto questo controllo per raggiungere il nucleo del, diciamo, di Rapture, almeno penso, e dovevamo girare questa manopola. Quelle creature ti uccideranno, neppure io lo Oddio. so. Mentre mi trascini verso Ah, la devo tenere premuto visione, finché non si accendono tutte anche le tu lucine, ti ok. avvicini insieme a me. Aia. Ti offro una morte rapida, No, maledetto. parassita. Sarà preferibile da ciò che scoprirai se vinci. Ok, fatemi girare un po' questo. Ok, questo discorso di Ryan è un po' strano. Oh, vedremo poi cosa succederà. Oh, il combinante Udini. Meno male che ho aggirato quelle torrette, sennò sarebbe alquanto problematica la cosa. Ok. Lo so che cosa intende. Cosa è meglio? Oddio, mi stavano ammazzando. Torna Sì, fai bene, indietro! fai bene. Ti sparo se la pigliamo! Ok. Questo ha fatto. Che figata! Oh, figo, figo. Intanto controllo un po' questi cadaveri. Kit medici, nice. Cosa devo fare? Hello? Sono tutti morti? Lo spero. Meglio dirigerci Andare di verso il qua, nucleo. Yes. Ok. Andiamo verso il nucleo. Qua prima c'era la lava, non lo so. Cadaveri, robe. Non c'è altro? No, perfetto. Così lontano dalla tua famiglia, Oddio, mi sono caccato. dai tuoi amici, da tutto ciò che amavi. Ma per qualche ragione ti piace stare qui. Senti qualcosa, qualcosa di intangibile. Dici? Rifletteci un secondo e forse ti verrà in mente la parola. Nostalgia. Nostalgia? Quanti discorsi incredibili. Cosa ti ha offerto, Atlas? Una parte del bottino della mia città saccheggiata? Ricorda le mie parole. Ti troverai un coltello nella schiena. Mi sto mettendo qualche dubbio, Andrew Ryan. Vabbè, piazza bomba elettromagnetica. Ok. Oddio. Esplode tutto. Oh Gesù. Ok, ciao a tutti. Fatemi controllare questo cadavere. Dove devo andare? Cristo, stai facendo un casino d'inferno. Hai sovraccaricato il Ehi, nucleo ciao. centrale ultima Guarda, ti lascio la maniera. mia. Torna nel grezzo di Ryan e bypassa in salvavita per Bene, entrambi. bene, bene. Quindi adesso andiamo a trovare Ryan. Torna indietro. Se è scattato l'allarme. Per quale motivo? Allarme di sicurezza in corso. Malgrado il crollo delle mie difese fisiche, non mi sconfiggerai. Ignorate le La mia menzogne forza di non è nel ferro e nel Atlas. fuoco, ma nell'intelligenza e nella volontà. Mi senti, Atlas? Andrew Ryan non ti offrirà altro che cenere! Ok, mi sembra alquanto incazzato Andrew Ryan. Ok, e qua ho visto una marea di nemici. E se usassimo. Muore. Ok, ci sono 10.000 torrette che mi sparano. Via, 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 via. Cosa hai detto? Ok. No, lasciatemi stare. Mannaggia. Ma mi lasciate stare? Ok. Visto che ci sono io. Perché dovresti prendere la mia Maledizione. vita? Ci sono tutte queste torrette che mi rompono le balle. Non ho Vai, capito perché si è basta aperto guardarci. l'allarme. Vabbè. Giù le Allora, mani, io è attivo mio! questo salvavita. Vai, fuck off, basta. Cosa sta succedendo? È tutto così confuso. Vabbè. Ciao ciao ragazzi. Via, io me ne vado. Nasconditi pure nelle tenebre, ti si addice. Guarda, me ne vado. Non puoi nasconderti. Invece sì. Oh. Ok, è tutto così confuso. Era pieno di gente, me ne sono andato perché non ho voglia di lottare. Ok. E mo dove siamo? Munizioni di fucile.
anche nei libri pieni di menzogne. Oddio, che voce strana. Qualche volta si può trovare la verità. C'è un tempo per tutto. E ora che ti vedo in carne e ossa, so che non posso alzare la mia mano contro di te, ma voglio che tu sappia che sei la mia più grande delusione. Ah, che bello. Il tuo maestro può sentirmi? Atlas! Puoi anche uccidermi, ma non avrai mai la mia città! La mia forza non è nel ferro e nel fuoco! È questo ciò che i parassiti non capiranno mai! C'è un tempo per tutte le cose! Quanto è incazzato! Un tempo per vivere e uno per morire! Bello sto Un tempo per costruire e uno per distruggere! Ok, io mi compro qualche kit medico. Perché secondo me ci sarà una mega boss fight. Ok. Vieni, figliolo. C'è un'ultima cosa della quale discutere. Ok, admin di Ryan, però... Cosa? Ryan ha impostato l'autodistruzione del nucleo. È una cosa diversa da quella che hai fatto tu. Ha intenzione di far saltare per aria tutta la città. Ok. Vada dentro e sistema quel verme prima che sia troppo tardi. Ok, però ho visto un audio, quindi sentiamo. Consegna iniziale, Su camera Chong. Tramita. E chi è? Cliente Ryan Industries, fase 1 completata. Mm. Sinclair e Alexander hanno provato a spiegarmi la scienza, ma Su Chong non crede a me. Ah, parla anche in terza persona. Continuano a blaterare di ricostruzione plasmidica e groviglio quantico. Poi la gente improvvisamente torna in vita. Stronzate. Ovviamente per il test Ryan lo farà sintonizzare esclusivamente sulle sue frequenze genetiche. Ok, non ho ben capito questo audio log cosa servisse, ma dobbiamo andare di qua, penso, è l'unica strada che ho visto. C'è qualche oggetto, no? Oh, c'è un coso, un ventilatore. Ok, ah, è l'ufficio di Ryan. Ehi, would you can... Guarda, would you kindly? Per cortesia. Tipo. Sentiamo un po'. Sviluppo avanzato. Per cortesia o lo fai per gentilezza? Cosa c'è? Cliente Fontaine Futuristics. Ora il bambino ha un anno. Il bambino pesa 25,4 kg. E ha pressoché la muscolatura di un 19. Porca puttana. I risultati sono deludenti. Come deludenti? Ma entro i limiti di tolleranza. Un bambino di un anno che ha la corporatura di uno di quanto ho capito, 17 o 19, se non mi ricordo. Wow. È la tua cagnolina? Molto carina. Grazie, papà Su Chong. Spezzale il collo per me. Cosa? Spezza il collo della cagnolina. Ma perché? No, ti prego. Per cortesia. Potresti rompere il collo della per cortesia, sì, no. Ecco. No! Oddio. Molto bene. Guardate, se adesso mi venite a dire che quel bambino sono io... no, non penso, cioè sarebbe troppo mindfuck come cosa. Ok, andiamo avanti. L'assassino ha superato anche la mia ultima difesa. Già. E ora sta venendo a uccidermi. Alla fine, cosa distingue uno schiavo da un uomo? Denaro? Potere? No. Un uomo sceglie. Uno schiavo obbedisce. A mini golf. Credi di avere dei ricordi? Una fattoria? Una famiglia. No. Un aeroplano. Uno schianto. E poi questo posto. Ecco. C'era veramente. Sto capendo tutto. L'aeroplano si è schiantato? O è stato dirottato? È stato costretto all'atterraggio da qualcosa. Allevato e reso inerme per una vita. Finché non è stato attivato. Da una semplice frase del padrone. Chi è stato mandato? Oddio, mi stai dicendo che Lee Su Chong mi ha creato? Ed è tutta una menzogna. No, uno schiavo obbedisce. Un uomo sceglie. Oddio, è tutto buio qua dietro. Hello? Entra.
Fermati, per cortesia. Per cortesia. Oddio, adesso mi controlla per cortesia. 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 Oddio. Dovresti andare all'ufficio di Ryan e uccidere quel bastardo. Atlas, no. Siediti. Per cortesia. Mi sta dicendo che... No, Atlas ha qualcosa che non va, per forza. Salta. Per cortesia. Questo non toglie che Ryan sia un bastardo. Corri. Questo non lo toglie. Fermo. Però girati. Mi stai dicendo quindi che Atlas sapeva di un tutto uomo la sceglie storia. Uno schiavo obbedisce. Oh mio Dio, che roba mindfuck. Uccidi. Oddio. Un po' mi dispiace per Ryan, però. Guarda che livido che un uomo sceglie. Uno schiavo obbedisce. Vediamo un po'. No, ok, prima lo colpisco. Poi uno schiavo obbedisce. Vediamo. Uno schiavo obbedisce. So come ho fatto a fare tutti quei graffi con una botta sola. È un po'. Ehi. Sì, che dovrebbe essere già morto. Cioè, gli avrei dovuto spezzare il collo con due botte così. Obbedisci. Ah, che male. Rigati su. Prendi la chiave genetica di Ryan. Per cortesia, ficcala in quella maledetta. Ancora per cortesia. Guarda Atlas. Ah, secondo me è qualcosa che non va. Sì, l'ho detto anche nello scorso episodio. Nei scorsi episodi Atlas aveva qualcosa che non andava. Vediamo un po' la verità. Poi magari mi sbaglio, io spero. Perché Atlas mi stava abbastanza simpatico. Ecco. Siamo dei stupidi. Al colpo, ragazzo. Ecco, è impazzito Atlas. Perfetto. E mo chi è questo? Oh, amico, stai calmo. Che minchia sei? Non esiste nessun Atlas. Ecco, lo sapevo. Non è mai esistito. Oddio. Il mio lavoro si deve cambiare. Ho letto il sottotitolo. Diavolo, per sei mesi sono stato addirittura un cinese. Avrei dovuto capirlo. Ma tu sei stato un amico e ti meriti un po' di onestà. Ecco, Fontaine. Mannaggia. Allora, vedi, io lo dicevo, secondo me non è morto, era troppo nominato per essere ancora morto. Un cocker, il mio cane era un cocker. Condizionato per scodinzolare come un cocker, non appena dico per cortesia. Would you kindly? Poi sarebbe in inglese. Ora appena quella macchina terminerà di processare la chiave genetica che hai appena. Quindi praticamente stiamo fermando l'autodistruzione, no? No, scusa, non potrei togliere semplicemente la chiave. Amico, ma sai come si dice? Mai mischiare l'amicizia con gli affari. Benissimo. Grazie di tutto, ragazzo. E non dimenticare. Ti piacerebbe, sopravviverò, ti verrò a fare il culo. Ah, fuck. Oh, una bambina. Ok, signore. Oddio, mi sparano. Ti devo seguire? Dai, seguimi. Ti seguo. Allora, vedete, ho fatto bene a salvare le ragazzine. Oddio. Ehi. Non vedo niente. Bambino. Vengo. Oh, Cristo. Sono morto? Ma. No, non penso di essere morto. Siamo nell'Olympus AIDS. What? Ah, mi ho fatto bene a salvare le ragazzine. Non abbiamo salvate tutte perché in alcuni livelli non avevo abbastanza munizioni, però. Ehi. Un laboratorio. Bentornato piccolo. Benvenuto nel luogo in oh cui sei nato. Zio. Ah, sei diventato grande. Sei sempre stato alto. Oddio. Anche da bambino.
Oh, che brutto. Quindi la Tenenbaum è mia madre. E tu sei ancora in colera, ya? Sì, sì, ce l'hai con Fontaine. Ma credo che dovresti avercela anche con me. Non sono stata una buona madre per te. Ma quante cose stanno accadendo? Hai salvato molte delle mie piccole. Sono in debito con te. Ok. Mentre dormi, lavoro su di te. Ok. In questa condizione mentale che ora annullo, il controllo di Fontaine non è più totale. Ma ah, potrebbe okay. ancora essere in grado di tirare dei fili. Quindi non mi controlla più Fontaine. Perfetto. Wow. Abbiamo creato la tua mente con molte porte chiuse e molte chiavi. Fontaine ha la maggior parte di quelle chiavi, ma non tutte. Ho progettato io il tuo corpo. Ok. Ma Su Xiong ha progettato la tua mente. Oh, che roba incredibile, ragazzi, wow. E ha spiegato Fontaine come controllarti. Con un po' di fortuna, lo troverai nel suo dobbiamo andare a Mercury Suites. Ok. Forse lì scoprirai parti di te che nemmeno Fontaine può raggiungere. Ok. Perfetto ragazzi, dopo questo casino in mondo direi che questo episodio è terminato. Noi ci vediamo al prossimo video e un saluto a Dav. Ciao a tutti.